Il ritiro è uno dei momenti più importanti nella preparazione di una grande stagione. Noi a febbraio siamo stati a Sierra Nevada per un giorno con il team Bora Hansgrohe, squadra World Tour di primo ordine, per mostrarvi come si vive una giornata di ritiro a pochi giorni dall'inizio delle gare. Buona visione! Sono le 7:30, la giornata di ritiro inizia adesso. Prima di colazione si viene in palestra e si lavora duro, almeno mezz'ora. Oggi siamo qui con Burgert e Schachmann che ci faranno vedere qualcosa di interessante. Questo è un po' l'antipasto della giornata. Dopo ci sarà la colazione e poi si va in bici per non so quante ore. In ogni ritiro che si rispetti c'è sempre il controllo della plicometria, cioè il controllo del grasso. Quanto è percentuale di grasso corporeo, vai! Mamma mia, sei grasso, Davide! 5-5, vuoi fare il muscolo anche? Sì. No, via, una volta, adesso per adesso 6,7 se stai già bene, cazzo. Sì. Ehi, madonna. Sì, quando sei a Romano, sei già 5, già 4 è qualcosa, c'erano. Sì, va bene. Anche perché qua, insomma, non è che c'è tanto da rimanere, dalle gambe. Esatto, allora qua ti faccio vedere. Di massa grassa 6,69. Adesso facciamo il confronto. Vai. Vediamo se ti batto. Vai, Malanga, il tuo momento. Allora. Allora, intanto cos'è questo qui? Questo è sto a fare qua. Plicometro. È il plicometro che praticamente ti dice i millimetri di grasso che te hai in diversità. Vediamo i millimetri che ho sulla panza. Beh, dai. Così a Madonna. Primo impatto neanche. Ma non male, dai. Fatto? Allora, cioè, per noi uomini ci sono due posti critici. Qua, aspetto qua, andiamo qua. Guarda, questo è il fianco qua. Il fianco è critico, eh? Sì. Allora, tre mesi dalla mia ultima gara, vediamo la situazione. Allora, la differenza... L'ultima vittoria. Ultima gara. La differenza è in millimetri. Rispetto o in percentuale, possiamo parlare, in percentuale di millimetri. Rispetto a Davide. E qua sono tanto più grasso rispetto a un bel 300% in più. 300% in più, Marco? Sì. Ma come fosse una relazione di 1 a 3, sì, sì. Dove lui ha solo qua. Lui ha un millimetro, te ne hai 3. Questa è la relazione. C'è proprio la pelle grossa, forse. Poi sì, sì, sì. Ma siamo in ritiro col team Bora, oggi vi faremo vedere come funziona una giornata in ritiro. Sì. Si parte dalla colazione, perché oggi quanti chilometri? Oggi siamo 150 più o meno, 3500 di dislivello. Sì, iniziamo con una bella omelette. Proteine. Poi quando siamo in gara ovviamente mangiamo la pasta al riso. Nei giorni di allenamento mentre preferiamo delle fette di pane integrale oppure del porridge, ovvero dell'avena con dell'acqua calda. Ma tu carboidrati non ne mangi adesso prima di fare distanza? No, farmi il porridge e il toast.
siamo in scia, furgone Bora Hansgrohe, andiamo giù perché l'allenamento inizierà vicino al livello del mare, ma partiamo dai 2004 di Sierra Nevada. Come prima detto Paci, oggi allenamento tranquillo, quindi sto alla ruota. Paci lo vedo molto più tirato di me, a me mi ha subito demoralizzato stamattina quando mi ha fatto la plicometria, mi ha detto che ho il 300% di grasso in più rispetto a formolo, insomma non è stato bello, però dai, penso che ci divertiremo. Prova così intanto, così proviamo così oggi. Ci abbiamo fatto 3 ore noi, sì. Allegre, forte, a ritmo intenso, pausa pranzo e poi possiamo, sì. Ah, basta, no? Basta, poi un po' ci di sì, un po' di prosciutto buono spagnolo, un bocadillo, per recuperare e poi ci lascio in macchina. Sì, noi sì. Stiamo rientrando a casa, 3 ore le ho fatte, insomma, diciamo che mi hanno dato una bella cucinata i ragazzi. È incredibile come si perda tanto in 3 mesi dopo aver smesso di correre, per di tanto la condizione. Quando giri con questa gente te ne rendi conto davvero. Comunque dai, mi sono divertito anche se ho fatto fatica, però dai, è stato bello un po' riassaporare certe sensazioni di ritiri. Fatiche però, sono sopravvissuto. Nel pomeriggio, dopo il lungo allenamento, dopo i massaggi ovviamente, c'è un altro richiamino di palestra. Nel rilassamento pomeridiano c'è questo bel cilindrone che ci aiuta a rilassarci meglio, no? Farà una specie, sì, di massaggio. Diciamo che questo va a fare un massaggio non proprio rilassante. Si chiama trigger point. Trigger giusto? Point. Trigger point. O black roll. Black roll. Comunque, sì, va a fare un massaggio decontratturante, perciò. Quindi se provo io che ho 2 pezzi di legno, e probabilmente qualche lacrimuccia la vedremo uscire. Vabbè, dai. È vero, la soglia del dolore adesso, molto alta. Te. Cosa sarà mai fare il trigger point? Dai, insomma, ti ricordi ancora quando erano venuti in ritiro a spiegarci come si funzionava, no? Il problema è che sono mesi che non faccio un massaggio da quando ho smesso. La bacinella. Sento per le lacrime. Il legno che si sta aprendo, proprio, si sta crepando. Funziona molto bene, secondo me. La giornata da ritiro è finita, direi che abbiamo fatto abbastanza, ginnastica con i tedeschi a digiuno, palestra, ginnastica, uscite in bici a una certa intensità, visto che non sono più allenato, 3 ore a tutta, non è male, nel pomeriggio un altro po' di palestra con formolo, io non sono più abituato a questa vita, vado a letto, sono stanco. Ah, mi dimenticavo,
ricordatevi di condividere il video, continuare a darci consigli, mettere like e arrivederci alla prossima puntata.